A2A oggi è un player presente su tutte le regioni italiane, tutte le 20 regioni, ma la Calabria, mi piace sottolinearlo, oggi è la nostra terza regione per investimenti. Siamo presenti in Calabria storicamente nel mondo dell'energia, abbiamo appunto 10 impianti idroelettrici, abbiamo anche l'impianto termoelettrico importante di Scandale. Siamo presenti da 2 anni nella zona di Crotone con un importante impianto per la gestione e termovalorizzazione di rifiuti speciali. E siamo ovviamente molto interessati alla regione per poter investire anche sul tema dell'acqua. Il tema dell'acqua è un tema evidentemente centrale per il paese e anche per la regione Calabria e A2A è un soggetto che può mettere in campo, diciamo, capacità di investimento, capacità tecnica e poi è un'azienda abituata a lavorare con i territori, perché qualunque tipo di lavoro noi facciamo, lo facciamo in collaborazione con i territori, quindi credo che potremmo sicuramente mettere in piedi degli investimenti importanti per la Calabria e per risolvere il problema dell'acqua che oggi vede in Calabria ancora molte situazioni in cui la disponibilità dell'acqua non è garantita alle 24 ore al giorno, ai 365 giorni, che dovrebbe essere evidentemente il minimo standard, che i cittadini meritano. Ci sono molti problemi in Calabria nella manutenzione, per esempio, delle reti, ma anche nel riuso dell'acqua che potrebbe essere potenziato. Da 2 anni ci siamo messi al lavoro per colmare i ritardi accumulati in decenni, lo abbiamo fatto ponendo Solical fuori dalla liquidazione, commissariando la società che gestiva l'autorità dei comuni, abbiamo costituito Arrica, l'abbiamo fatto in questi 2 anni delle riforme che ora ci mettono nella condizione di affrontare più compiutamente il problema. Certo che non si può affrontare senza il contributo attivo di partner industriali, operatori che ci aiutino a farlo. Molte volte si parla delle risorse del PNRR o del Fondo di Sviluppo e Coesione, ma se noi in Calabria dovessimo intervenire come dobbiamo fare sulle reti e di grande adduzione, sulle reti di distribuzione gestite dai comuni, non basterebbero le risorse del PNRR né dell'FSC. C'è la necessità invece di avere il contributo di aziende come, di imprese come A2A, sia per quanto riguarda la gestione del servizio idrico, sia per quanto riguarda la produzione di energia idroelettrica, che vorrei ricordare è la prima fonte di produzione per le energie rinnovabili.